Mettere a confronto la clinica delle malattie della pelle con l'arte visuale e le scienze dell'osservazione, ecco l'obiettivo di Dermart, convegno suddiviso in 2 giorni che viene organizzato nella capitale per il 10º anno di fila. Ideato e curato da Massimo Papi, l'evento accolto presso Luigi, il scandito da numerosi interventi in sala, è accompagnato stavolta dal titolo La bellezza è una scienza. Capire che l'osservazione è importante nel individuare e cogliere i dettagli delle malattie della pelle è fondamentale, perché noi siamo ancor prima che medici degli esteti, cioè guardiamo un elemento e lo interpretiamo attraverso gli elementi di base, una malattia e la interpretiamo attraverso linee, forme e colori. Se siamo bravi, ci siamo allenati anche attraverso e soprattutto attraverso l'arte a capire quegli elementi che compongono i quadri, quei colori che sono usati, significa interpretare la pelle in una maniera molto più rapida e precisa e molto più dettagliata. In occasione dell'apertura dei lavori, ecco pure Semir Zeki, neurofisiologo inglese di fama mondiale, invitato per tenere una lectio magistralis introdotta da Ludovica Lumer e incentrata sulla mappatura di cervello e pelle in termini di bellezza. Per me è molto importante essere qui, perché un evento così lo si fa per il pubblico ed è altrettanto importante parlare di cervello anche in relazione alla bellezza, perché la bellezza è qualcosa per cui spendiamo tante energie e tanti soldi, dunque è fondamentale cercare di capire come funziona, da dove nasce e che cos'è. Ben 9 edizioni alle spalle e tanti temi trattati nel corso degli anni, quando si raggiunge un traguardo del genere è normale riflettere su ciò che nel tempo ha suscitato maggiore interesse tra addetti ai lavori e semplici appassionati della materia. Forse l'elemento caratterizzante, quello che anche incuriosisce di più, è uno sguardo sulla pelle, perché di questo stiamo parlando, spostandola rispetto alla dimensione naturale, perché la pelle, come dire, è il nostro grandissimo involucro. Questo involucro lo possiamo vedere anche da un punto di vista prettamente estetico, cioè lo possiamo togliere alla sua funzionalità e vederlo nella sua espressione, diciamo così, significante su un altro piano, come se fosse un quadro. La dermatologia del web, il meccanismo del cosiddetto eye tracking, il tentativo di ritardare l'invecchiamento cutaneo, la dermatoscopia su volto e cuoio capelluto, questi alcuni dei nodi affrontati in occasione di Dermart 2018.